Eccoci qui per l'unboxing e recensione di questa videocamera di sorveglianza da esterno della Citronics. Bene, andiamo subito a vederla assieme. Packaging esterno, packaging mediamente curato. Vediamo la colorazione tra grigio e nero. Bene, apriamola e vediamo cosa c'è all'interno. User manual con tasselli da muro e aggancio per i cavi. Bene, poi la camera di sorveglianza ben imballata e un piccolo cavetto di rete Cat 5e, quindi non velocissimo. Apriamola e vediamola. Alimentazione, possiamo notare sin da subito come non sia di ottimissimi materiali, però ci lascia tutto l'occorrente per il montaggio. Notiamo che ci sono LED e LED per il notturno. Bene, sensore CDS cell, quindi il sensore di luminosità. Notiamo anche come sia, come dicevamo prima, di modeste dimensioni, vi sia sotto lo slot per micro SD. Vediamo se ce n'è una a fornire in dotazione, ma non credo. Vediamo assieme. No, non c'è. Abbiamo però anche il tasto di reset. Notiamo subito l'economicità del prodotto da cosa? Dal fatto che andando ad aprire direttamente la parte sottostante con la micro SD non abbiamo solamente una piccola apertura, un'asola, bensì abbiamo il circuito esposto. Quindi è fondamentale che venga ben chiuso, ma davvero ben chiuso la parte sottingomma, altrimenti l'umidità potrebbe arrivare all'interno del prodotto, nonché se ci dovessero essere delle forti piogge, l'acqua che andrebbe qui perché non c'è uno strato rompigoccia, si depositerebbe proprio nell'altezza di questa parte in silicone. Vediamo subito i connettori. Allora, connettore con attacco per cavo di rete, per il quale, come vediamo qui, ci viene fornito questo nottolotto in plastica, così se dovessimo crimpare noi il cavo, andarlo a fare noi, possiamo andargli a innestare anche quel pezzo. E lo vediamo presente qui con un piccolo LED per il trasferimento. Dopodiché alimentazione e tasto di reset, quindi rest button e direttamente anche qui esterno, un'ottima soluzione, un'ottima scelta. Bene, adesso che andremo a fare? Adesso l'andremo a provare, l'andremo a testare e ci vediamo nella seconda parte del video. Allora, eccoci qui, ho testato il prodotto nelle varie stanze, portata del wireless buona, devo dire davvero buona. Dopodiché i materiali esterni non mi sono piaciuti, sono economici, però è anche economico il prodotto, quindi va bene. Luminosità mi è piaciuta tantissimo perché in condizioni di scarsa luce, nonostante non ci sia attiva il modulo IRDA, quindi gli infrarossi, la luminosità è ottima, devo dire che è ottima in condizioni di scarsa luce. La sua impostazione definita IA lavora bene, quindi se dovesse passare una persona blocca su schermo, fa una foto, salva nella micro SD, c'è salvataggio in loco di tutto, la possibilità di impostare anche tramite mail l'invio, cioè è fatta discretamente bene, devo dirlo. È un prodotto quindi a cui do una valutazione finale di 4 stelle, è un prodotto che per il rapporto prezzo-qualità io davvero lo consiglio, un buon prodotto per il suo prezzo, con delle funzioni comunque da prodotto di fascia superiore. Spero di esservi stato utile.